Nell'Amazzonia ecuadoriana un tragico incidente ha scosso il paese nelle scorse ore. È avvenuto un terribile incidente in elicottero. Nello specifico, un elicottero militare è precipitato, causando la perdita di tutte e 8 le persone a bordo, tra cui 5 militari e 3 civili. L'esercito ecuadoriano ha confermato che i resti del velivolo e i corpi delle vittime sono stati individuati nella provincia di Pastaza, anche se le avverse condizioni meteorologiche hanno reso difficile il recupero dei corpi. Tra i passeggeri dell'elicottero, secondo quanto si apprende, si trovavano il pilota, il copilota, 3 meccanici dell'esercito e 3 civili, ognuno con le proprie storie e famiglie colpite dalla tragedia. L'incidente ha suscitato molto dolore e cordoglio a livello nazionale, mentre le autorità si adoperano per recuperare le salme e indagare sulle cause del terribile incidente avvenuto le scorse ore.